Buongiorno, 8 ore dall'ultima mezzanotte che segna l'entrata in questo martedì 9 aprile 2024. Il sole è sorto alle 6.31, resterà in cielo fino alle 19.39, il culmine è alle 13.05. Oggi avremo 13 ore e 8 minuti di luce. La luna nella fase nuova è comparsa alle 6.45 in cielo e ci resterà fino alle 20.52. Oggi la chiesa celebra San Demetrio di Tessalonica, martire del IV secolo d.C. Tanti auguri a quanti si chiamano Demetrio. E buongiorno e benvenuto nei nostri studi a Maurizio Acerbo. Ciao Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Politico, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista dal 2017, ma in questa veste di candidato all'Europarlamento. Sì, ma insomma, nell'ultima versione. 59 anni, di Pescara, in politica è iniziato nel 1979, leggevo, o no, non te lo ricordi? Nel 1979 sono entrato al primo superiore, quindi sicuro ero un militante. Mi ha fermato la Digos il primo giorno di scuola che diffondevo i volantini del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo che mi aveva dato Piero, che faceva il quinto. Però ero già attivo prima, nel senso che anche aiutavo nella diffusione, nelle attività, la sezione Eugenio Curiel del mio quartiere, Viale Bovio a Pescara. Quindi diciamo sono sempre stato, sempre stato. Dalle scuole elementari. Diciamo. Ma chi ti ha inculcato l'attenzione, la passione per la politica, l'impegno politico? No, nessuno in particolare. Cioè, oddio. Mio padre era un operaio socialista che aveva una forte cultura, diciamo quella che una volta si chiamava coscienza di classe, quindi era abituato a discutere. Poi avevo la sezione sotto casa, quindi, però forse il clima degli anni 70 mi ha contagiato e al contrario della maggior parte delle persone, diciamo, mi sono sembrate buone idee, quindi... Ho continuato a frequentarle, a condividerle. Una giovane politica improntata al pacifismo, all'ecologismo e alla solidarietà internazionale. Sì, nel senso che generazionalmente l'impegno ambientalista e quello pacifista sono stati prevalenti fin da quando ero ragazzino. Io fondai, credo fosse l'80, il comitato insieme a altri amici, alcuni erano un tuo collega, purtroppo scomparso, Massimo Cirona se lavorava in RAI, e altri che adesso sono alcuni sparsi per il mondo, il Comitato dei Giovani contro il traffico pesante, che era l'80, l'81, e poi facemmo amicizia con Pio Rapagnà, che faceva la stessa lotta, noi ovviamente avendo Viale Bovio che era attraversata dai tir, e entrammo in contatto con Pio a Roseto che faceva la stessa lotta e poi anche col collettivo della Malaerba, Edvige Ricci, da Giovanni Damiani, Benito Merenda, che allora non esistevano ancora i Verdi, diciamo, e cominciammo a collaborare. Mi ricordo a 14 anni ho conosciuto Laura Conti, la madre dell'ecologia italiana, quindi sono sempre stato un ambientalista. E il pacifismo, ricordo che nei primi anni Ottanta ci fu il grande movimento contro l'installazione degli aeromissili in Italia e in Europa, in particolare in Italia, missili cruise venivano installati a Comiso, io sono stato attivo dall'inizio nella costruzione dei comitati per la pace, anche nelle azioni dirette non violente, ho partecipato, passai l'estate del 1983 a 17 anni a Comiso a fare i blocchi non violenti dei cancelli alla base, un'esperienza bellissima, e ricordo insomma un movimento che aveva tra l'altro nel Partito Comunista di Berlinguer la forza più consistente, perché per Berlinguer, al contrario del centro-sinistra attuale, che ha poco a che fare con quella storia, lo slogan per Berlinguer era prima di tutto la pace. È uscita una bella raccolta di scritti quest'anno che consiglio a tutti di leggere o rileggere. Quindi sì, sono stato pacifista e ambientalista. E poi solidarietà internazionale, eri molto vicino ai movimenti sandinisti, allo zapatismo. Sì, zapatismo è venuto dopo, negli anni 80 c'era il Salvador, mi ricordo, soprattutto la Fuci con Padre Francesco,
la rete radiera Esce, Franca Pasqualini, Silvio Profico. C'era in Italia un gruppo che si occupava molto, poi allora ho conosciuto Renato De Nicola, con cui ancora adesso continuiamo a fare cose. Quindi la solidarietà con i popoli del Centro America, dalla rivoluzione sandinista in Nicaragua, al Salvador, dove poi sono stato più volte, il Guatemala, dove ci fu il genocidio degli indigeni, molto pesante. Ovviamente i crimini degli Stati Uniti in Italia non vengono mai ricordati dai mass media, soprattutto quando in TV non c'è più Gianni Minà. Poi c'era la solidarietà con la Palestina e soprattutto con il Sudafrica, con la lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Voglio ricordare il Sudafrica perché oggi accade una cosa molto simile. Si tende a dimenticarlo, ma il Sudafrica era sostenuto, il regime dell'apartheid, cioè quanto di più vicino al nazismo, era sostenuto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna della Thatcher. E Nelson Mandela era detenuto non solo perché fu la CIA a consegnarlo, insomma a segnalarlo al regime razzista, ma Nelson Mandela è rimasto nell'elenco dei terroristi per gli Stati Uniti anche dopo la liberazione, dopo la fine dell'apartheid, credo fino al 2003, quasi alla vigilia della morte. E l'apartheid è crollato perché ci fu un gigantesco movimento per il boicottaggio del regime razzista. Quando oggi si dice che non bisogna boicottare Israele con l'apartheid che sta facendo nei confronti dei palestinesi, si dice una baggianata perché quella fu una grande lotta non violenta che costrinse i bianchi sudafricani, sempre più isolati a livello internazionale, alla fine a dover rinunciare a quel regime che era condannato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. Così come è condannata l'occupazione illegale dei territori palestinesi da Israele. Quindi il boicottaggio di Israele non ha nulla di antisemita e di strano, ma è la continuazione di una grande tradizione. Forse per questo il Sudafrica ha il grande merito storico, il Sudafrica di oggi, erede di Mandela, di aver portato davanti alla Corte dell'Aia Israele per il crimine di genocidio contro i palestinesi, cosa che non fa l'Europa e il nostro governo, che sono invece insieme agli Stati Uniti complici di quello che sta accadendo a Gaza e che accade in tutti i territori occupati palestinesi. Un'attenzione alla politica, nella tua vita, nella tua carriera, mo ci hai raccontato determinati scenari, ma oggi ci sono ancora, situazioni di partecipazione attiva. Certo, ci sono O è tantissime cambiata la cose che, beh, politica? è cambiato tutto, è che la sinistra è ridotta al lumicino purtroppo, però ci sono movimenti e si continua, cioè, in tutto il mondo a lottare per un mondo più pacifico e più giusto. Tra l'altro voglio segnalare una cosa, che in questi mesi, pur essendo fuori dal Parlamento, noi, diciamo della sinistra radicale, Rifondazione, forse che hanno aderito a Unione Popolare e i movimenti, con l'adesione e la partecipazione all'attivismo di tantissimi giovani, molti per la prima volta in piazza, c'è stata una grande ondata di mobilitazione di solidarietà con la Palestina, mentre tutti i partiti principali di centrodestra e centrosinistra davano appoggio incondizionato a un fascista come Netanyahu, uso questo aggettivo con assoluta convinzione, perché Netanyahu erede di una tradizione politica che Einstein, Albert, che certo non poteva essere accusato di essere antisemita, definiva fascista. E Netanyahu è un fascista ed è gravissimo che l'Occidente l'appoggi nella guerra genocida, che, oddio, chiamarla guerra è anche, perché per fare la guerra ci vogliono due eserciti, nel massacro genocida che sta portando avanti contro il popolo palestinese. E tu vai a giustificare quello che hanno compiuto i terroristi di Hamas? No, ma io sono contrario a tutti i crimini di guerra e quindi sono contrario all'uccisione dei civili, le faccio Hamas o le faccio Israele o le faccio a chiunque. Trovo invece ipocrita che le potenze che sono solite bombardare i civili,
raccontino solo una parte della realtà. Cioè, uno, Hamas è stata sostenuta per anni da Israele contro l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat. Poi Hamas è stata sostenuta negli ultimi 18 anni indirettamente da Netanyahu, e queste sono cose scritte su Haaretz, che è un quotidiano israeliano, sono note. Netanyahu ha perseguito il sostegno ad Hamas per dividere il popolo palestinese. Gaza in mano ad Hamas impediva che Gaza si unificasse con la Cisgiordania, dove ci sta Fatah, cioè gli eredi di Arafat. Questa cosa è stata pubblicata anche sui giornali americani, però i nostri telegiornali non è che l'abbiano spiegata molto. Qual era il piano di Netanyahu? Consentire, cosa che è accaduto, che i soldi dal Qatar e altri paesi arabi, che tra l'altro sono alleati dell'Occidente, arrivassero ad Hamas, perché così Hamas era forte e non si unificavano i palestinesi. Questo andrebbe spiegato alle persone. Tra l'altro Hamas è sostenuto da un altro paese della NATO che si chiama Turchia, guidato da un altro fascista come Netanyahu, che si chiama Erdogan. Noi invece siamo solidali con i popoli che lottano per la loro liberazione, come il popolo curdo, il cui leader Abdullah Öcalan è prigioniero dal 1999 in isolamento in un'isola carcere in Turchia, per responsabilità dell'Italia, che lo tradì perché avrebbe avuto diritto al diritto d'asilo. E bada bene che Öcalan è uno che cosa propone per il Medio Oriente? Quello che servirebbe anche per risolvere la questione palestinese: democrazia, tolleranza, convivenza tra i popoli, riconoscimento dei diritti di tutti i popoli. E purtroppo questo non avviene perché le potenze hanno interesse a far Ecco, cosa scannare c'è la gente. dietro? C'è il Beh, c'è problema dietro. demografico del mondo, No, non è un problema no? No, demografico, è è un una battuta problema. fumata, però. Adesso c'è un problema anche di nazionalismo, di integralismo religioso che prevale, per esempio, dentro Israele, perché noi parliamo sempre dell'integralismo islamico, che tra l'altro è noto, è stato sponsorizzato dagli anni 70 dagli Stati Uniti e dall'Occidente in funzione anticomunista e contro i movimenti antiimperialisti laici. Bin Laden è noto che era sui giornali americani indicato come un combattente per la libertà, addestrato dalla CIA. Ma voglio ricordare che c'è anche un'altra, poi ovviamente gli integralisti sfuggono di mano. Ma quando serve, l'Occidente se ne serve, come ha fatto in Siria per rovesciare Assad, come ha fatto in Libia contro Gheddafi, dove sono stati liberati gli integralisti islamici per andare a ammazzare quelli di Gheddafi, lo stesso Gheddafi, dopo aver bombardato e distrutto la Libia, che oggi è un cumulo di macerie. Ma ricordo che c'è l'integralismo anche dentro Israele, perché Netanyahu è sostenuto da un fascismo religioso ebraico che sostiene che tutta la terra di Palestina appartiene al popolo ebraico perché è scritto sulla Bibbia, una cosa che riteneva una follia Eric Fromm, uno dei più grandi intellettuali ebrei del Novecento, che certo non era antisemita, ma riteneva folle che dopo 3.000 anni la gente pretendesse di tornare dove era stata qualche antenato. Questi fascisti sono quelli che oggi vogliono cacciare i palestinesi e espellerli anche dalla striscia di Gaza, e lo dicono apertamente. I nostri media dovrebbero spiegarlo, perché siamo arrivati a 33-34 mila morti, e c'è un'intera popolazione di 2 milioni di persone torturata adesso anche con la fame, oltre che con le bombe. Penso che ci siano molti interessi in campo, compreso il fatto che quella è forse il principale, è la regione dove c'è la più grande concentrazione di risorse petrolifere e di gas E del anche questa è pianeta. la ragione per la quale avete aderito a Pace, Terra e Dignità. Noi abbiamo aderito all'appello di Santoro e di Raniero La Valle, che è uno Sì. storico pacifista cattolico,
perché riteniamo che la questione della pace sia la priorità in questo momento, perché siamo alle soglie della guerra mondiale, la guerra in Ucraina non accenna a finire, tutte le forze politiche, i due poli, sono guerrafondai perché sono allineati con gli Stati Uniti d'America completamente, e quindi noi abbiamo un bipolarismo in cui c'è una continua rissa, però alla fine per mandare le armi in Ucraina votano tutti insieme. In Parlamento europeo hanno votato tutti insieme una risoluzione che è sostanzialmente una dichiarazione di guerra alla Russia. Ci prepariamo a delle follie tutti insieme, hanno votato a favore del ritorno del patto di stabilità di cui non si parla. Il patto di stabilità propone, cioè propone, impone che torna l'austerity, cioè i tagli alla spesa pubblica per rientrare nei famigerati parametri di Maastricht. Dovremo continuare a tagliare la sanità, la scuola, il lavoro, l'ecologia, l'assistenza ai disabili, tutto ciò che serve, enti locali, si deve tagliare. C'è una sola cosa che non dovremo tagliare. Qual è? Le spese militari, che intendono portarle come minimo al 2% del nostro PIL. Questo significa più di 40 miliardi di euro l'anno. A livello europeo si è deciso di stanziare altri 100 miliardi di euro per proseguire la guerra in Ucraina. Si parla di farla durare altri 5 o 10 anni fino a che non avremo messo in crisi la Russia. Di sicuro stiamo mettendo in crisi l'Europa e l'Italia. Il costo della guerra lo pagano i poveri cristi in Russia e in Ucraina, perché a combattere e a morire sul fronte ucraino non ci vanno i figli degli oligarchi, dei capitalisti, dei ladroni ucraini e russi. Quelli stanno all'estero, nelle università estere. L'altro giorno a Roma camminavo e una signora mi ha chiesto, con i bambini, tutta elegante, mi ha chiesto dove era la Fontana di Trevi. E poi per curiosità gli ho domandato: lei da dove viene? Insomma, in inglese ho scoperto che era una signora ucraina. Dubito che i suoi figlioli siano al fronte, e anche il marito. Invece i poveri cristi stanno morendo al fronte, questo vale anche per i russi. Questo massacro va firmato, ma soprattutto come italiani e italiani dobbiamo evitare, e come popoli europei, che i costi di questa guerra, che arricchisce soltanto le industrie d'armi e i loro azionisti, li paghino i popoli, compresi gli italiani, che già li stanno pagando. Abbiamo pagati con le bollette, li paghiamo con l'aumento del costo della vita, con il costo dell'energia, con i tagli che andranno a finanziare la politica di guerra. Tutto questo va fermato, e quindi io penso che l'idea di fare una lista pacifista sia una cosa sacrosanta, che per un comunista pacifista come me, per Rifondazione Comunista, era doveroso sostenere. Ma la lista, tengo a precisarlo, non è che sia la lista solo di quelli che sono comunisti come me. È la lista di chiunque si riconosca nel ripudio della guerra che è sancito dalla nostra Costituzione, che fu scritta da comunisti, socialisti, liberali, democristiani, azionisti, persone che avevano vissuto due guerre mondiali e il fascismo col suo militarismo, e avevano deciso che l'Italia doveva essere al di fuori della guerra. Non solo però in te politica, tu c'hai anche delle altre passioni. Ricordiamo che sei stato uno dei fondatori di Radio Città qui a Pescara, sei stato corrispondente di Radio Popolare, o no? Sì, sì. Sì, sì. C'è la passione sempre per la musica, sì, o te è passata, sì, sì, sì. E per i libri? L'altro giorno ho scritto un omaggio a Kurt Cobain. Perché in questi giorni c'è il trentennale della morte. Sì. Però la tua grande passione è i Clash, o no? O hai cambiato? No, è Joe Strummer. Sempre Joe Strummer. Joe Strummer, come mai? Joe Strummer che pianse nel una delle canzoni più famose dei Clash, uno dei loro hit, si intitolava, come ricorderai perché anche tu sei un rockettaro della mia generazione, Rock de Casbah. Che era una polemica, diciamo, con i divieti in alcuni paesi musulmani integralisti come l'Iran della musica rock, divieti che ci sono anche in Afghanistan, messi ai talebani, che voglio ricordare furono organizzati dagli americani contro l'Unione Sovietica. E quando gli Stati Uniti con le loro guerre e genocide cominciarono nel 90-91, la prima guerra del Golfo, era a bombardare l'Iraq, e le TV americane mandarono l'immagine di un,
di un militare americano che su un missile, scrive, su una bomba, scriveva Rock the Casbah. E Joe Strummer disse, racconto di aver pianto mentre vedeva la sua canzone, la sua musica strumentalizzata dall'imperialismo per ammazzare donne e bambini. Quello è quello che sta accadendo oggi, perché ci vogliono convincere con il ricatto morale e con la propaganda di guerra che stiamo facendo la guerra per i diritti umani, per la libertà, per i diritti delle donne, dei gay, delle lesbiche, degli omosessuali. Della democrazia. Per la democrazia. È tutta una balla, perché se fosse così avremmo riempito di carri armati i curdi. Sì. O avremmo dato i missili antiaerei ai palestinesi. A noi non ce ne frega niente, a noi, ai nostri oligarchi che non sono meglio di quelli dell'est, perché noi siamo alleati con l'Arabia Saudita che paga Renzi, che non capisco perché non venga trattato dalla gente come un malfattore. Il principe Bin Salman è quello che sta accusato persino agli Stati Uniti di aver fatto tagliare a fette un giornalista dell'opposizione, che poi dalla Turchia è stato rimandato in una valigia. Oppure noi appoggiamo, è andata la Meloni e Ursula von der Leyen, la dittatura di Al-Sisi, quelli che hanno torturato e ammazzato Giulio Regeni, ma hanno ammazzato Giulio Regeni con i metodi che applicano a tutti i giovani egiziani che sono sospettati di essere dell'opposizione. Noi siamo alleati con Erdogan, che Erdogan, quando è andato al potere, nelle carceri turche c'erano 50.000 detenuti, di meno, 48.000 mi pare. Oggi ce ne sono, ai dati di dicembre 2022, 350.000, forse sono aumentati. Eppure un nostro alleato fa parte della NATO. Ecco, Maurizio, è sempre stato così, non è che lo è in questo momento. Rivediamo una clip velocissima di qualche anno fa. Ciao, sono Maurizio Acerbo, consigliere regionale di Rifondazione Comunista. Il 12 e 13 giugno vado a votare e porto a votare più gente possibile contro il nucleare e soprattutto per salvare l'acqua dai ladri. E credo che sia il modo migliore per ricordare i 10 anni da Genova 2001. Ciao. Era il 7 giugno del 2011, te lo ricordi? Sì, non ricordavo l'intervista per il referendum dell'acqua contro la privatizzazione dell'acqua, me lo ricordo, anche perché insieme a Renato De Nicola, Augusto De Santis e altri compagni amici siamo stati dall'inizio tra i promotori a livello nazionale del movimento, con Riccardo Petrella, del movimento per l'acqua bene comune. E quindi sono stato anche in Parlamento il coordinatore dei parlamentari per l'acqua bene comune. Fu un mio emendamento a bloccare nel 2006 la privatizzazione integrale delle società dell'acqua. Purtroppo è una battaglia che abbiamo vinto in parte. Vincemmo il referendum, nel senso abbiamo impedito che obbligatoriamente tutte le quote delle SPA dell'acqua venissero privatizzate, però sostanzialmente non abbiamo vinto la battaglia principale. Solo a Napoli, con l'amministrazione nostra, con De Magistris, è stata data attuazione piena al referendum, cioè l'acqua, è stata eliminata la SPA dell'acqua, perché voglio ricordare ai cittadini e ai cittadini che nell'ambito delle politiche neoliberiste di privatizzazione dei beni comuni e del pubblico portate avanti da centrodestra e centrosinistra, perché sulle cose fondamentali sono sempre purtroppo d'accordo, in Italia i servizi idrici e i servizi pubblici sono purtroppo da anni gestiti da società per azioni, un'assurdità, dovendo essere servizi che dovrebbero essere appunto ai cittadini su diritti universali come appunto l'acqua, per cui abbiamo le SPA, e questo ha portato a creare dei mostri, perché queste SPA, essendo soggetti di diritto privato, hanno fatto sì che i politicanti nominati a gestirle hanno gestito la cosa pubblica come se fosse roba loro. E per questo in Abruzzo per anni abbiamo fatto anche una battaglia contro quello che chiamavamo il partito dell'acqua, cioè politicanti di centrodestra e centrosinistra che hanno usato le società dell'acqua per fare operazioni clientelari o affaristiche. Questo, se ti ricordi, ci portò anche a denunciare
che poi una battaglia quella vinta, che tutta la Val Pescara, insomma, 500, 600.000, 700.000 persone hanno per anni Bevuto. bevuto acqua contaminata da sostanze catalogate, classificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come cancerogene o probabili cancerogeni, perché venivano in munte da pozzi inquinati. Maurizio, ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, dopo di nuovo, in qua, al Formattino. Come consigliere regionale hai portato avanti anche altre importanti battaglie. Che fine hanno fatto? Lo ricordiamo, quella, vabbè, le bici sui treni, gratuitamente. Per chi non usa la Continua. macchina è una grande cosa. Poi Beh, la guarda, è una canna. soddisfazione perché di solito noi siamo considerati una regione arretrata, però Perché, ma. in Emilia-Romagna si paga ancora il trasporto bici, in Abruzzo è gratis, è una piccola vittoria. Acerbi è uno dei pochi che ha abolito la macchina nella sua. Non ho la Nello suo patente, sì. stress No, abolire è impossibile nel senso però che spesso devo fare ricorso alla macchina di altri, però io non guido, non ho la patente, si vado in bicicletta a poi la piedi. legge per la cannabis per uso terapeutico, l'istituzione del garante per i detenuti di cui si parla molto Sì, oggi. garante dei detenuti, devo dire, voglio ricordarlo, una legge importante, anche se secondo me male attuata in Abruzzo, il merito, cioè io l'ho fatta approvare con una lunga battaglia, ma il merito va dato a un compagno che non c'è più, è morto pochi mesi fa, che si chiamava Giulio Petrilli, un compagno aquilano, che negli anni 80 fu ingiustamente detenuto per 5, forse 6 anni di carcerazione preventiva, poi assolto, e che quindi ha dedicato tutta la vita alla lotta garantista e alla lotta sulle condizioni delle detenute e dei detenuti. Fu lui, dentro Rifondazione, a proporci di portare avanti questa battaglia. Noi l'abbiamo portata avanti per anni, con grandi difficoltà, perché non gliene fregava niente a nessuno, perché i politicanti scoprono il carcere solo quando ci vanno loro dentro, ma purtroppo accade molto raramente a loro, mentre ci vanno i poveri cristi, di cui non frega niente a nessuno, per cui non ci si scandalizza per i suicidi in carcere o per il sovraffollamento delle carceri. Devo dire di aver avuto al nostro fianco in questa lotta un grande amico, un grande abruzzese come Marco Pannella, e anche Rita Bernardini, che purtroppo non è diventata, ne avrebbe avuto tutti i meriti e le capacità, garante dei detenuti e delle persone, perché il garante dei detenuti non è solo dei detenuti in carcere, ma anche in strutture, per esempio, psichiatriche, cioè insomma tutte le condizioni in cui c'è una limitazione della libertà personale per motivi anche che possono essere fondati, ma che non fanno venir meno i diritti alla dignità della persona, è un trattamento umano e non degradante, come spiega la nostra Costituzione. Purtroppo devo dire, una grande, e poi abbiamo divergenze su tanti temi politici, però sicuramente una grande donna nella lotta per l'umanizzazione contro il carcere, come Rita Bernardini, non lo è diventata perché la destra, ma anche il Movimento 5 Stelle, ma anche buona parte del centro-sinistra, non hanno sostenuto questa proposta che fu avanzata da Marco Pannella e da me alla Regione Abruzzo, appunto di nominarla, ed essendo come radicale una delle persone più impegnata da decenni su questo fronte, avrebbe Forse ci sarebbe aiutato. stato opportuno. La nostra regione poteva essere all'avanguardia. Comunque di battaglie ne abbiamo vinte tante in consiglio regionale, almeno nei 5 anni e mezzo in cui ci sono stato io in consiglio. Il marchettificio che caratterizza la Regione Abruzzo, il Consiglio regionale, che si è consumato anche nell'ultima seduta prima di Capodanno, in cui i consiglieri si spartiscono finanziamenti clientelari a destra e manca, beh, non c'è stata più perché c'era un'opposizione che non dormiva sopra il banco. Lo dico perché spesso si dice che insomma, Facciamo, l'Italia scusami, va bene da quando ci hanno messo fuori dal Parlamento e dalle Massimo, istituzioni, ma io penso che noi facevamo la differenza, anche pur essendo in pochi, a volte basta uno o una che sappia il fatto suo, perché la politica l'ha fatta in mezzo alla strada per una vita e
E se non sei un politicante, ma sei un attivista, quando vai lì dentro non vai a dormire, come hanno fatto colpevolmente quelli che io considero, io non li avrei neanche ricandidati, tutti gli esponenti dell'opposizione del Consiglio regionale che considero responsabili quanto quelli della maggioranza, più di quelli della maggioranza che l'hanno votata, di aver cancellato la riserva del borsacchio senza un secondo di intervento contro. Cioè, una cosa obbrobriosa, in 7 secondi hanno cancellato 1.100 e più ettari di riserva naturale che noi abbiamo conquistato con anni di lotte e campagne e anche di ostruzionismo in consiglio regionale. Ecco, io posso dire che quelli come me, se vanno in un'istituzione, sia stato il comune, la regione o il Parlamento italiano, non dormivano sopra la sedia. Acerbo Spirit nell'altra clip che ha preparato Massimo e che andiamo a seguire insieme. Buongiorno, stavamo per chiamare il comune, ma già che ci siete, volevamo segnalare una violazione, far verbalizzare una violazione della legge elettorale. Beh, c'è la pubblicità elettorale di un candidato e come saprà, la legge non consente la propaganda fissa e luminosa. Adesso basta, se lo può verbalizzare. Draghi è un rappresentante di quell'establishment economico che in questi 30 anni ha condotto una vera e propria guerra contro i popoli e contro le lavoratrici e i lavoratori, contro lo Stato sociale. È quello che alla guida della BCE ci ha mandato le letterine in cui si chiedeva di abolire l'articolo 18, fare la legge Fornero, tagliare la sanità. Draghi è quello che disse che l'Europa non si può permettere lo stato sociale. Metodi che venivano contestati ad Alfonso, cioè cambiare tutto per non cambiare niente. Io trovo davvero disdicevole questo, perché continuiamo ad assistere a un governo della regione caratterizzato da clientela. Non vengono premiati i comuni per i progetti che fanno, non vengono selezionati sulla base delle esigenze dei cittadini, ma si fa un elenco di compari e amici a cui mandare un po' di soldi per ringraziamento per la campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle aveva una bandiera, quella del taglio dei privilegi. Invece se l'è dimenticata, ha fatto due governi, nessuno dei due governi ha chiesto di metterlo nel programma, né con Salvini né col PD. Invece ha fatto proprio quello che la casta propone da anni, anzi lo proponeva già Licio Gelli, poi ci ha provato Berlusconi, poi Renzi, cioè di tagliare il numero di parlamentari, e lo fa addirittura con un taglio lineare, neanche con il monocameralismo, insomma una vera schifezza. Contro Draghi, la Fratelli d'Italia ci ha costruito la sua fortuna. Ma in realtà Fratelli d'Italia è una versione di estrema destra del berlusconismo. La Meloni non ha mai polemizzato e fatto scontro con Draghi, ha semplicemente approfittato del fatto che Salvini aveva lanciato una nuova destra fascistoide razzista per far dimenticare gli scandali che avevano portato alla crisi del berlusconismo e aveva portato la Lega a una grande crescita, perché aveva sostituito il razzismo contro i meridionali al razzismo contro gli immigrati, con forme naziste di propaganda. E che cosa ha fatto Giorgia Meloni? A un certo punto è successo che, quando dall'elite del nostro paese, delle classi dominanti ed europee, è arrivato l'ordine di fare il governo Draghi, Salvini non si è potuto sottrarre perché la Lega è il partito degli industriali del nord. Insomma, che la Confindustria lombarda o veneta o friulana non poteva, o piemonte, poteva stare fuori dalla torta del PNRR, e quindi hanno imposto a Salvini di stare dentro la maggioranza. In più anche il suo cognato, come si chiama, il suocero, come si chiama, Verdini, il noto imbroglione, ti pare che poteva stare fuori dal PNRR, è stato condannato. Quindi insomma, diamo dei delinquenti ai condannati, non c'è niente di male, non capisco perché si dà solo agli immigrati quando c'è gente che ha un sacco di soldi e sono molto più delinquenti di chi ruba perché si muore di fame. Ebbene, Salvini è dovuto entrare in governo Draghi, la Meloni è stata più furba
e ha deciso di stare fuori, ma non perché la Meloni non troverai mai un attacco duro a Draghi, perché la Meloni diceva che non si poteva alleare col PD, siccome c'è il bipolarismo, quelli di destra hanno visto la posizione di Salvini come un tradimento e si sono spostati sulla Meloni. Poi la Meloni è andata al governo e abbiamo scoperto che ci è andata con la benedizione di Draghi, con la benedizione di Ursula von der Leyen, della NATO, degli Stati Uniti d'America, di tutti, perché fondamentalmente ha avuto la benedizione perché la Meloni aveva cavalcato questa fregnaccia del sovranismo solo per fare demagogia, ma in realtà era allineata con la NATO, è stata allineata con tutti i diktat europei, perché la sua specialità qual è? Quella di prendersi con i poveri cristi. Alla fine non si è scontrata con l'Unione Europea, addirittura doveva uscire dall'euro, doveva uscire dall'Unione Europea, ma quando ha firmato il patto di stabilità, cioè, che altro deve fare? Con gli immigrati è facile prendersela, con i poveri cristi, dicevano poveri gli italiani, hanno tolto il reddito di cittadinanza agli italiani poveri, gli stessi italiani poveri che molti hanno votato a destra perché la destra diceva, con questa propaganda infame, aiutano gli immigrati invece di aiutare voi, poi hanno dimostrato di essere davvero per l'uguaglianza, non aiutano i poveri, né italiani né immigrati. Io insomma non sono tra i fan della Meloni, come puoi intendere, anche se sono contro il fatto che se ne parli male solo perché di un altro schieramento. Se la Meloni fa una cosa buona, io sono pronto a riconoscerlo e non ho pregiudizi a priori verso la destra. Nicolino Cucullo, sindaco di Roma, era sicuramente un fascistone di Chieti, era un fascistone, ma era una bravissima e un'onestissima persona. Nino Sospiri, che, con cui ho battagliato in consiglio comunale per tanti anni, ma siamo diventati amici perché c'era rispetto reciproco. Io penso che questa generazione di destra, sia Salvini che Meloni, non li stimo, mi sembra che siano molto ambiziosi e con pochi principi, e pochi principi che hanno sono dei principi che sono contrari alla nostra Costituzione e ai valori umani, quindi non ne ho molta stima e rispetto. Cosa è accaduto nella politica italiana il 14 febbraio scorso con l'annuncio di Santoro? Michele Santoro, innanzitutto per bene, è stato uno dei migliori, se non il migliore giornalista televisivo italiano, che ha fatto sempre un'informazione scomoda, non a caso fu cacciato dalla Rai con l'editto bulgaro di Berlusconi, poi ha vinto la causa insieme, se ti ricordi, a Luttazzi, sì, a Enzo Biagi. Dopodiché Santoro vinse la causa, ma anche il centrosinistra non l'ha rimandato in televisione perché dava fastidio pure al centro-sinistra, finché ci sono state le trasmissioni di Michele, tutte le lotte, i problemi che c'erano nel paese, anche quando venivano posti dalla destra, perché voglio ricordare che nelle trasmissioni di Santoro avevano accesso i leghisti quando erano fuori da tutto, avevano accesso tutti, però grazie a Santoro per esempio le battaglie contro la mafia sono arrivate in prima serata, quelle contro la corruzione pure, ma anche la lotta per la pace. Io ricordo che Gino Strada era ospite fisso a smontare le balle di guerra che ci raccontavano i filo americani e filo NATO, perché c'è sempre una guerra da difendere e da sostenere in base a balle raccontate dalla gente. Insomma, è stato un giornalista sempre coraggioso. Il fatto che abbia promosso insieme ad altre personalità questo appello, che è stato sottoscritto da alcune delle personalità più autorevoli del nostro paese, ne cito solo una, lo storico Alessandro Barbero, ma tanti altri, insomma, artisti, intellettuali, Carlo Rovelli il fisico, eccetera. Questo appello a fare una lista che irrompa nella campagna elettorale europea costringendo a discutere della pace e della guerra, io credo che sia questo stata... il terremoto a cui faceva riferimento Santoro dicendo se raggiungiamo il 3-4%. Io penso di sì, perché cosa accade nella politica? Faccio un esempio. La sinistra era nuclearista, i verdi adesso sono, insomma, sono poco verdi, mi pare che in Abruzzo hanno eletto uno che era della destra, no? Mi pare, è stato eletto in consiglio regionale con i verdi. E in Germania sono diventati addirittura il partito più guerrafondaio. Però negli anni Ottanta i verdi erano una gran cosa.
E il successo dei Verdi, che poi non è che presero il 30%, però fece diventare, scoprire l'importanza dell'ecologia a tutti i partiti, addirittura tutta la sinistra diventò antinuclearista. E anche lì ho partecipato al movimento antinucleare dall'inizio e vincemmo il referendum con il Partito Socialista e il Partito Comunista, che si schierarono insieme a Scenti Verdi contro l'energia nucleare. L'Italia è stato il primo paese industrializzato a uscire dal nucleare, adesso esce la Germania e noi abbiamo anticipato tutti. Ora, finché i due poli sono tutti e due guerrafondai e danno la massima importanza al fatto di non far arrabbiare l'ambasciata americana e l'ambasciata israeliana, non ci sarà politica di pace. Se questa lista fa il 4, il 5, il 6%, per tutti i partiti si porrà il problema di recuperare l'elettorato pacifista, cioè la pace tornerà a avere un peso. Tu mi dirai, ma ci sono altri partiti pacifisti? Sì, però il problema qual è? Che per esempio Sinistra Italiana e gli stessi Verdi italiani, Alleanza, che, insomma, Verdi e Sinistra, che ufficialmente dovrebbero avere le nostre posizioni, però siccome sono, e a cui noi abbiamo chiesto, Santoro ha chiesto, sì, chiediamo ancora di fare la lista insieme a noi, però siccome il loro chiodo fisso è stare attaccati come alle cozze allo scoglio del PD, perché quello gli garantisce di eleggere tutti i comuni, regioni, Parlamento, di andare in televisione, di avere il sistema di potere di centrosinistra che gli dà spazio, perché il centrosinistra è un sistema di potere come il centrodestra. E infatti a Maurizio Cerbo, il segretario nazionale di Fondazione, da quando noi non siamo alleati con il PD, non mi vedete mai nelle trasmissioni nazionali. Non è un caso, se fossi alleato col PD mi vedresti. Ma qualche volta capita. Capita, ma capita molto raramente. Ma cosa accade? Che questi non rompono le scatole al PD. Tant'è vero che si sono alleati alle europee con Letta, mentre Letta guidava il partito più guerrafondaio, perché ha fatto tutta la campagna elettorale a favore della guerra, sembrava che le elezioni erano tra lui e Putin. Invece questa lista nasce per parlare di questo. Ecco, c'è comunque lo scoglio delle firme, a che punto siamo? Hanno fatto una legge contro di noi. Scusa un attimo, ricordo ai telespettatori che ci sono anche due siti, paceterradignità.it e rifondazione.it, dove poter anche firmare, avere riferimenti per informazioni. No, perché su come firmare. Purtroppo il governo non ha dato il via libera, che è pronta da prima ancora che la Meloni andasse al governo, alla piattaforma per consentire le firme online, questo per impedire ai cittadini della Repubblica Italiana di chiedere referendum oppure di firmare per le liste. E quindi noi adesso lottiamo contro il tempo per raggiungere 75.000 firme, perché sarà fatta una legge ad hoc contro di noi. Rifondazione Comunista fa parte del Partito della Sinistra Europea, che è uno dei 10 partiti europei esistenti, riconosciuti, presenti nel Parlamento Europeo, ed è l'unico contro la guerra, che ha votato contro l'invio di armi, cioè che ha nella sua piattaforma il no alla guerra, il no all'aumento delle spese militari, un sistema di sicurezza comune in Europa, il sostegno al popolo palestinese. Ora, noi avevamo diritto all'esenzione dalle firme in virtù di questo, cioè con la mia firma Rifondazione, come i partiti presenti nel Parlamento italiano, era esentata. Hanno cambiato 20 giorni fa la legge ad hoc e noi dobbiamo raccogliere le firme. Lo stiamo facendo, è un grande sforzo, invito a firmare. Ricordo che potete firmare in tutti i comuni, perché abbiamo mandato via PEC a tutti i comuni moduli, oppure ai nostri banchetti che stiamo organizzando a Pescara, come in tanti altri centri abruzzesi. Comunque tutte le informazioni nei due siti che ricordavamo. Sì, nei siti Rifondazione.it, di Pace Terra Dignità e di Rifondazione. Rifondazione. Pensi che ci sarà affluenza al voto? C'è questa disaffezione da parte dei giovani in particolare? Tant'è vero che la von der Leyen chiede come testimone ai Maneskin per invitare i giovani a votare come hanno fatto negli Stati Uniti? Ma guarda, io penso che ci sia il crollo del voto, perché al di là del fatto che si dice i giovani non si interessano in politica, ma non è che non votano solo i giovani, le persone si allontanano sempre più dalla politica, perché tu voti di qua o di là, poi fanno le stesse cose e
sviluppata una fortissima sfiducia. Io penso che sia fondamentale in Italia, per esempio, tornare a un sistema proporzionale come era quello della Prima Repubblica, che è quello che avrebbe tra l'altro impedito adesso a Giorgia Meloni, con una minoranza dei voti degli italiani, perché la Meloni non ha avuto il voto della maggioranza degli italiani, di scardinare la nostra Costituzione con il premierato e con l'autonomia differenziata, che tra l'altro per le regioni come la nostra significherà proprio una croce sopra il sottosviluppo, però purtroppo c'è un sistema informativo che le cose non le spiega alle cittadine e ai cittadini, e vanno a votare insomma in maniera masochista contro i propri interessi per dei traditori della patria. Dico traditori della patria perché così qualificava il movimento sociale italiano il regionalismo. Il regionalismo però di allora, di quando c'era Almirante, era poca cosa rispetto all'autonomia differenziata, che significa proprio fare a pezzi l'unità nazionale, perché su 23 materie saranno competenza delle regioni e le regioni del centro-sud sostanzialmente saranno condannate a un aumento del divario con il nord, perché ovviamente saranno favorite le regioni del nord, la famosa secessione dei ricchi. Che questo faccia la gioia dei leghisti del Veneto o della Lombardia lo capisco, non capisco gli abruzzesi che hanno votato per Marsiglio come possano gioirne dato le conseguenze che avremo. Sfido Marsiglio o chi per lui a fare un dibattito con me sull'autonomia differenziata in questa TV, e penso di poter portare i numeri di quello che significherà per la nostra regione. Io penso che per far tornare la gente a votare ci vuole una politica che si basi su valori, principi, ideali, su uno scontro che motivi. Certo, lo spettacolo che arriva in Italia dagli scandali che si susseguono da 30 anni, gli ultimi dalla Puglia al Piemonte riguardano il PD. Io su questo voglio sottolineare una cosa, che sia in Puglia che in Piemonte noi non abbiamo sostenuto, non ci siamo alleati col PD. Il Movimento 5 Stelle in Puglia è entrato nella giunta con quelli lì. Sinistra Italiana e Verdi pure, non è che Conte e Vendola si accorgono adesso. Il problema è che le battaglie le fai o non le fai. Se le fai puoi parlare quando arriva la magistratura, e io credo in Abruzzo di poter parlare perché le battaglie le ho sempre fatte prima che arrivassero le inchieste, non dopo, perché dopo è facile dire ah non sapevo niente, però guarda chi sta nelle istituzioni le cose le sa, non può conoscere i particolari. Infatti sull'acqua come sulla sanità gli scandali che ci furono sono per la sanità fummo noi, come per l'acqua, a fare gli esposti alla Procura della Repubblica. Cioè, se poi tu le battaglie non le fai perché ti vuoi ritagliare degli spazi di sottogoverno, allora poi non puoi incarnare il rinnovamento, e questo porta al fatto che la gente non si occupa più di politica e pensa che tutti quelli che fanno politica siano degli delinquenti che pensano al loro tornaconto. Acerbo, abbiamo ancora due minuti, avrei voluto parlare di Jörg Glas, quelle notizie che ho trovato tra l'altro solo sul sito di Rifondazione Comunista, poi l'espulsione della vostra collega dalla Turchia. Ma ti volevo chiedere un commento sulla vicenda di Ilaria Salis. Io sono stato a Budapest al processo e all'udienza di Ilaria Salis. Penso che sia una situazione gravissima, ed è grave che la destra al governo non faccia quello che si deve fare come pressioni con l'Ungheria, semplicemente perché è alleata di Orban. Dicono non bisogna farne un caso politico, ma io ricordo che per 10 anni Salvini e Meloni sui Marò, che tra l'altro erano responsabili dell'uccisione di pescatori indiani, non come Ilaria Salis, che non si sa manco se c'entri qualcosa con una manifestazione degli scontri, tra l'altro con dei neonazisti, manifestazioni neonaziste dovrebbero essere vietate in Europa, ma comunque io mi ricordo che sui Marò ci hanno rotto i maroni, cioè erano tutti i giorni in televisione i Marò, invece su Ilaria Salis no. Credo che sia grave perché l'Italia, il governo italiano deve difendere i cittadini e i cittadini italiani ovunque si trovino nei guai, in una situazione assurda come quella in cui si trova la Salis, che ha fatto 13 mesi di carcerazione preventiva. Ora, se viene arrestato dell'Utri,
se viene arrestato Verdini, se viene arrestato qualche bandito di centrodestra, questi vanno subito a Cuffaro, vanno in cave Formigoni a trovarli in carcere, poverino, se fa 3 giorni di carcere, si è sciupato, mentre una maestra italiana è prigioniera delle carceri di Orban, che ha eretto nel centro di Budapest una statua con un soldato nazista alto 8-9 metri, e poi che se tu gli dai dei fascisti a questi dicono che non è vero, ma vabbè. Insomma, chi erige una statua ai nazisti è nazista, insomma, almeno comunque simpatizza. Per quanto riguarda la mia amica e compagna Anna, come me è stata tante volte in Turchia, sì, perché noi collaboriamo con i curdi e con la sinistra e i democratici turchi, l'ultima volta è stata arrestata sostanzialmente a Camposantiero ed è stata cacciata, sarà anche lei candidata nella circoscrizione nord con la lista Pace Terra Dignità, ma questo capita molto spesso a noi pacifisti, a noi attivisti nella solidarietà internazionale, comunque non se ne parla. Da ultimo il caso di Jorge Glass, tra l'altro la madre di Jorge Glass l'ho conosciuta perché l'abbiamo invitata in Italia negli anni scorsi a raccontare il caso. L'Ecuador con Rafael Correa, il governo di sinistra, aveva avuto una crescita economica enorme e la nascita in America Latina di uno stato del benessere, con la collaborazione degli Stati Uniti. Correa è stato sostanzialmente, Correa è quello che aveva dato asilo nell'ambasciata londinese a Julian Assange. Voglio ricordare Julian Assange che rischia, sì, 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 175 anni di carcere negli Stati Uniti, ma non è Navalny e quindi i nostri politici non sono così solidali. Io ovviamente sono per la solidarietà a Navalny. È un viso come agli Stati Uniti. Esatto. E Jorge Glass l'altro giorno è stato arrestato dentro l'ambasciata del Messico in Ecuador. L'esercito è entrato dentro l'ambasciata, non era accaduto neanche ai tempi di Pinochet, quando, o della dittatura in Argentina, quando gli oppositori, scusa, si Maurizio, nascondevano nelle devo chiudere perché non c'ho, sì, più tempo. Io volevo che tu dicessi questo perché ci sono delle notizie che passano e non passano, ci sono dei personaggi che in televisione ci vanno o non ci vanno. Io volevo che portassi la tua testimonianza qui a Formattino e l'hai portata, direi. Che ti ringrazio per l'ospitalità. Noi ci rivedremo sicuramente. Sì, sì, io sono a tua disposizione. A cadenza ci risentiamo anche perché quando ci aggiorniamo. Un grosso in bocca al lupo per la raccolta delle firme e soprattutto, grazie, per la, grazie, campagna elettorale per l'Europarlamento. Il simbolo è una colomba, pace, terra, colomba bianca su sfondo rosso, pace, terra, dignità. Grazie, e grazie a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento è domattina, puntuali, alle 8. Arrivederci.